Ora, io sono certo di avere avuto in sorte durante la mia vita un privilegio che è toccato a ben pochi. Che io sappia, ad Abelardo, mutilazione finale a parte, al Molinare Enrico di New York e alla mezzala sudamericana Cherubillo. Pare, da quello che ne dicono gli sportivi la sera al caffè, astiosi contro di lui per cecità e per invidia. Ed ecco perché io non sento il bisogno di intervenire nei dibattiti sull'erotismo, in letteratura e dove che si sia, scomodando la Sinnenbung e l'Epochè. Non ricorremmo mai, Anna ed io, alle macchine orgoniche. Non ci chiedemmo mai se al momento della ricreazione l'interno della presentificazione si presentificasse in una nuova presenza, che fosse a sua volta ripresentificabile, non nella memoria, ma soltanto in un nuovo atto creativo. O se, nell'atto sessuale, ciascuno di noi si conoscesse come nascita del mondo in sé e ritrovamento dell'altro in sé e di sé nell'altro. Infatti, oggi parlano così gli esperti. Altri numerosi tecnici del ramo vanno dicendo che la nostra civiltà d'oggi vive all'insegna del sesso. L'insegna, sì, il segno, l'ideogramma, il paradigma, il facsimile. Dicono, guardate, come oggi per vendere un'aranciata la si accoppia a un simbolo sessuale, e così un'auto, un libro, un trattore persino. A un simbolo, certo, ma non al sesso reale. Un simbolo che funziona in vista di qualche altra cosa. Tu, dicono in sostanza, desidererai il coito per arrivare a. Ma il tuo desiderio, Dio te ne liberi, sia per il coito in sé. Deriva da qui l'attivismo ateleologico della civiltà moderna. Da qui deriva, aggiungiamo pure, lo scadimento della professione meretricio. Come il tornio e la macchina dà per, anzi se vogliamo accettare la correzione dei venditori d'ogni livello al soldo del marchese di Ivrea, pallidi ed efficienti come tanti Valvassini, come il tornio, dicevo, come la macchina dà per scrivere, non sono beni in sé, ma mezzi e strumenti per arrivare al denaro. Così il prostituirsi non è mestiere che si ama e si pratica perché è bello, ma da capo un mezzo ed uno strumento per procurarsi denaro. Quindi il metallurgico odia il tornio, io odio la macchina, forse più dei Valvassini del marchese di Ivrea, e la prostituta odia il coito. La riduzione di fine a mezzo, qui altrove, aliena, integra, disintegra, spersonalizza e automatizza. E così viene fuori l'incomunicabilità. E così viene fuori l'uomo massa e la prostituta moderna, nelle sue varie sottospecie di cortigiana, mondana, amante, ganza, mignotta, zoccola, druda, ragazza squillo, passeggiatrice, giù, fino alla battona, alla barbona, alla spolverona, alla merdaiola, infima categoria che annovera le pestatrici di cacche canine negli stradoni bui di periferia a notte. Mai puttana, però, secondo vorrebbe la parola antica che indicava quando c'era il mestiere. Non a caso la donna innamorata, accaldata, l'infante, si glorierà di questa antica parola corporativa e ti dirà nel momento supremo, fastidioso, quando si allentano i nessi del vivere secondo paradigma, e allora i simboli svaniscono, lasciando soltanto la realtà reale, ti dirà di sentirsi puttana. Ma per intanto il coito si è ridotto, per la stragrande maggioranza degli utenti, a pura rappresentazione mimica, a ripetizione pedissequa e meccanica di positure, gesti, atti, trabalzamenti in vista dell'evacuazione seminale, unico fine ormai riconoscibile e legalmente esigibile. Il resto non conta. Il resto è puro simbolo che serve a spingerti
all'attivismo vacuo. Questo vuole la classe dirigente, questo vogliono sindaco, vescovo e padrone, questurino, sociologo e onorevole. Vogliono non già una vita sessuale vissuta, ma il continuo stimolo del simbolo sessuale che induca a muoversi all'infinito. Un simbolo sempre ritrovato nelle apparenze e che la gente accetta senza discutere. Altrimenti come spiegherebbe le fortune delle diete dimagranti del modello steccoluto e assessuato, in quale riassume ed eleva a modulo la donna arrivista, attivista, carrierista, stirata, tacchettante, petulante e negata quindi al coito verace. E infatti essa già mira alla fecondazione artificiale e magari alla gravidanza in vitro, ove vaghezza la punga di maternità e insieme mira a ridurre il maschio a pecchione inutile. Da tutto questo, mi pare, viene fuori la noia, l'incapacità, come dicono, di possedere gli oggetti, di entrare in rapporto con i bicchieri, i tram e le donne. Ma io so che la noia finirebbe nell'attimo in cui si ristabilisse la natura veridica del coito. Lo so, finirebbe anche la civiltà moderna, perché il coito veridico non è spinta ad alcunché. Si esaurisce in sé, medesimo, e in ipotesi estrema esaurisce chi lo compie. Provate questa sorta di predicazione, evitando tuttavia di chiamarla educazione sessuale, altrimenti addio i miei limoni e buonanotte al secchio. E avrete ogni anno un certo numero di coppie estinte per consumazione d'eccesso di coito. Lo so bene, ma i casi mortali sarebbero pur sempre meno d'un decimo di quelli oggi provocati dai doppi sorpassi in terza corsia, o dallo smog, o dalle malattie cardiocircolatorie. E non sarebbe forse una bella morte? Gli amanti così periti avrebbero onori distinti e sulle loro tombe, erette nei parchi cittadini e nei campi di gioco dei bimbi, altri amanti andrebbero a giurarsi fedeltà eterna. E poi, ogni anno, al volgere della primavera, ciascun villaggio sceglierebbe il suo bel prato e lì si intratterebbero da stelle a stelle 200-300 coppie di copulanti. Sullo sfondo del cielo terso, durante lo strillare delle cicale, ma senza ventilazioni di ninfe bianco velate, con accompagnamento dei cori che vanno eterni dalla terra al cielo, e in un angolo, gialla, ferma e inattiva, una macchina trebbiatrice della premiata ditta Cosimini di Grosseto. Lo so, finirebbe la civiltà moderna. Cesserebbe ogni incentivo alla produzione dei beni di consumo, essendo dono gratuito di natura l'unico bene riconosciuto e durevole. Cesserebbe anche l'insorgere di bisogni artificiali. Nessuno vorrebbe più comprarsi l'auto, la pelliccia, le sigarette, i libri, i liquori, le droghe e nemmeno giocare a biliardo, vedere la partita di calcio, discutere sul Gattopardo. Unico grande bisogno sarebbe quello di accoppiarsi, di scoprire le 175 possibilità di incastro realizzabili fra l'uomo e la donna ed inventarne ancora. Unirsi in piedi, seduti, supini, bocconi, inginocchiati, accoccolati, a capo sotto. Eseguire la penetrazione vaginale, rettale, orale, scritta, telegrafata, intramammillare, subascellare, praticare l'irrumazione, la fellazione, la pudicazione, il cunnilingo e lo simplegma trium copulatorum. Unirsi sui letti, dentro gli armati, alla finestra guardando chi passa, nei prati di periferia e nella pineta di Tirrenia, sopra un moscone al largo della costa adriatica, abbandonati al ritmo delle onde, delle correnti, anche a rischio di toccare l'orgasmo già in acque territoriali jugoslave. Negli scompartimenti di seconda, sulla linea di Sarzana, al cinema, dietro le tende delle uscite di sicurezza, per le scale di casa,
coi piedi su due gradini diversi, ove trattasi di donne zoppe, neanche esse escluse dai festeggiamenti. Dentro le cabine degli ascensori, nei capannoni della spiaggia di Rimini, in acque salse poco oltre la battigia e fra mezzo ai bagnanti sul piedistallo delle statue di Pomona, nei palchetti della scala, recubando sulla pelliccia pagata dal bubù, nei vomitatori dell'Arena di Verona, fra le rovine della cittadella di Pisa e finalmente sulla poltrona padronale Timber Jack, lasciandovi a dispetto e a prova i segni di una eiaculazione ritardatissima. Poche persone, ripeto, hanno sinora inteso queste cose. Abelardo, ripeto, il molinare Enrico di New York, la mezzala Cherubio ed io. Non Lawrence, che stravide tutto tirando a indovinare, non Ovidio, che uccide soltanto una galleria di positure da bordello. Non il povero Fausto Coppi, troppo tafanato com'era dalla sfortuna e dal gran bisogno di Danè. No, davvero, questo programma massimo, eversore della moderna civiltà, esige purezza di cuore e assoluta dedizione, rinuncia ai beni mondani e castità di sentire, una specie di voto per un vivere solitario a due, massimo a tre, lungi dalle tentazioni terrene. Chi faccia tale scelta, giacché egli mina alle basi il neocapitalismo e il socialismo insieme, si prepari a vedersi contro tutta quanta la società, fittacamere, portinaie, camerieri d'albergo, segretarie di redazioni, colleghi di ufficio, vigili urbani, questurini, preti, sociologi, radicali, comunisti, levatrici, banche, fornitori, enti nazionali, tutti li avrà contro. Sono cose queste che soltanto adesso io, e con un visibile sforzo, riesco a mettere sulla carta e ad esprimere a parole. Ma le scoprimmo vivendole, Anna ed io, in quelle due prime settimane, o così di continuo intercorso sessuale, con l'eccezione del tempo dedicato all'alimentazione, al sonno ed eventualmente al lavoro. Ma subito, come ho detto, ci ritrovammo tutti contro, e primo il dottor Fernaspe, che infatti mi licenziò.